i crimini, che sono stati i soggetti che hanno partecipato in quei crimini. Allora fanno fatica loro e noi pretendiamo con questa norma che il giudice italiano possa dire se un determinato fatto è classificabile come crimine di guerra, come genocidio oppure no. Voi siete folli, folli se pensate che un giudice italiano possa accertare con questi criteri se in Armenia, in Turchia, in Germania, in Jugoslavia si siano verificati questi casi oppure no. Dovrà avere una base, di esistono apposta le corti penali internazionali oppure i giudici internazionali per verificare se c'è stato genocidio oppure no, che prendano questa base e che applichino la norma del negazionismo in Italia con un riferimento concreto, in modo che non solo i giudici abbiano meno difficoltà e meno peso sulle spalle, anche per disparità delle persone appunto che si raffigureranno nei vari tribunali, ma anche per le persone, ovviamente per le vittime del reato e per i rei che andranno davanti a un giudice non sapendo effettivamente se un fatto in qualsiasi parte del mondo, magari successo 20, 30, 40 anni fa, sia genocidio oppure no. La ringrazio. Deputato Molteni, prego. Sì, Presidente, intervengo anch'io in questo dibattito rivolgendo, o meglio, raccogliendo le osservazioni di merito, di buonsenso che sono state sinora sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto, per rivolgermi al sottosegretario, per rivolgermi ai componenti della Commissione Giustizia della Camera e per rivolgermi anche a lei, Presidente, come garante dei lavori di quest'Aula su questo tema, Presidente, che è un tema estremamente delicato, è un tema molto delicato, tema rispetto al quale io credo che tutte le forze politiche, tutti i parlamentari, il fine a cui tende questa proposta di legge, credo che sia pienamente e assolutamente condiviso. Io credo che non ci sia nel nostro Paese, in questo Parlamento, una persona che possa accettare, una persona normale di buon senso, che possa accettare la negazione di fatti e di verità e di testimonianze storiche accertate in modo inconfutabile. Ebbene, se è così, evitando ovviamente di cadere nel rischio che è stato giustamente paventato, ovvero di trasformare questo reato, perché qua oggi parliamo di un reato autonomo rispetto all'aggravante che era stato introdotto nel dibattito alla Camera, rischiamo di scivolare sul terreno del reato d'opinione, rispetto al quale, e mi riferisco in modo particolare alla legge Mancino, il nostro movimento, finché avrà voce, combatterà affinché i reati di opinione e quindi la libera e sacrosanta possibilità di esprimere pensieri, parole, sia garantita a chiunque. Detto questo, Presidente, io mi chiedo il motivo per il quale tutte le volte vi è un tema di natura giuridica rilevante e importante, il Senato e in modo particolare la Commissione Giustizia del Senato deve introdurre fattispecie, aspetti normativi che creano un'evidente confusione e che mettono in grande imbarazzo. Perché io, Presidente, sono assolutamente certo che il Presidente della Commissione Giustizia della Camera Ferranti, piuttosto che i componenti della Commissione Giustizia della Camera, persone rispetto a quelle abbiamo probabilmente opinioni politiche diverse, diversissime, su tanti aspetti, però sono persone preparate e competenti e io credo che un testo così formulato, che crea problemi e difficoltà, in primis al cittadino, scarica il problema sul cittadino da un lato, ma dall'altro lato, formulando un testo così indeterminato, così poco tassativo, con una fattispecie non chiara, togliendo quegli elementi di certezza che nel dibattito alla Camera erano stati introdotti, mettiamo il magistrato nelle condizioni di esercitare il libero arbitrio, ma credo che il magistrato stesso non voglia esercitare su una fattispecie così delicata, così difficile, che si riferisce a fatti che affondano magari a 10, 20, 30 anni fa, in modo particolare legato a crimini di guerra o a genocidi difficilmente accertabili oggi, anzi difficilmente accertabili rispetto a 20 anni fa, e quindi togliere quegli unici elementi di garanzia che consentirebbero al magistrato, su un crinale già difficile di per sé, visto l'ambito in cui si va
ad operare, rischiamo di mettere il magistrato veramente nelle condizioni di non decidere o di decidere con grandi difficoltà. Io mi appello al governo, capisco che dovete portare a casa probabilmente questa normativa in questo particolare periodo, però portiamo tutti assieme a casa una normativa che sia facilmente applicabile, una normativa la cui fattispecie di applicazione sia chiara, tassativa, certa, e sicuramente la normativa che esce dal Senato così non è. Rischia di essere questa nuova fattispecie di reato così formulata, sganciata da elementi oggettivi, ancorati a elementi oggettivi che consentono al magistrato di poter decidere anche in serenità, questa norma risulta essere estremamente pericolosa. Io invito, Presidente, chiudo sollecitando anche la Presidente stessa, che un testo così è francamente, Presidente, inaccettabile. Dove sta? Ripeto, rispetto a un fine che è totalmente e assolutamente condivisibile anche da parte del gruppo della Lega Nord. La ringrazio. Allora, ci sono altri interventi su questo emendamento? No. Allora dichiaro aperta la votazione dell'1.10. I pareri sono contrari.